si è tenuta oggi a Varese la conferenza stampa dell'evento Nella Terra degli Scialland, un evento che si sviluppa nel mese di luglio e di agosto, che coinvolge diversi comuni e che vogliono mantenere viva la tradizione e soprattutto l'eco, il rimbombo di queste gesta medievali della famiglia dei Scialland. Con noi abbiamo Michel Savin, che oltre che essere sindaco di Scialland-Saint-Victor, uno dei comuni diciamo che è stata artefice di questa bella iniziativa, di questo concordato tra i comuni dove gli Scialland avevano un po' il loro dominio. Innanzitutto, cos'è il Medioevo nella terra degli Scialland e come si sviluppa? L'iniziativa Medioevo nella terra degli Scialland nasce qualche anno fa dai comuni di Varese, Scialland-Saint-Victor, Isogne, terre natie di questa famiglia che poi nel Medioevo ha regnato in gran parte della Valle d'Aosta. È un'iniziativa volta alla valorizzazione dei territori, alla scoperta delle origini di questi territori, e negli anni ha preso sempre più piedi e va a caratterizzarsi come uno degli eventi estivi più attesi nelle nostre comunità. Oggi dai tre comuni che hanno iniziato questa manifestazione si sono aggiunti ulteriori comuni. Siamo a 6 comuni della Valle d'Aosta che prendono parte a questa manifestazione storica. Cosa vuole raffigurare questa manifestazione? Le origini di una famiglia che ha fatto la storia di un territorio, la famiglia Scialland, che con diversi rami poi della famiglia si è sviluppata. A partire dalla terra natia, Scialland-Saint-Victor appunto, per poi scendere su altre zone della Valle d'Aosta, valorizzando così castelli e edifici medievali di assoluta importanza presenti anche oggi sul territorio. In questi 6 comuni cosa viene organizzato durante questo periodo? Si partirà alla fine di luglio, quest'anno l'apertura della manifestazione sarà a Fenis il 22 di luglio, si concluderà a Verres il 2 di settembre. Durante questo spazio temporale ci saranno diverse iniziative organizzate sui comuni coinvolti, Fenis appunto, Isogne, Scialland-Saint-Victor, Bar, Châtillon, e si concluderà la manifestazione a Verres. Diversi gruppi medievali, diverse iniziative, giornate tutte medievali ma tutte strutturate in modo diverso per dare un'offerta ancora più ampia della manifestazione. Ci saranno sfilate in costume, ci saranno, abbiamo visto anche negli anni passati, il Conte Verde che arriva con tutti i cavalli e gli armigeri, ci saranno diverse manifestazioni e soprattutto si rievocherà questi fasti della famiglia Scialland, che sembra ben che la popolazione ci tenga ancora a rievocare e soprattutto a ricordare Caterina. La popolazione ci tiene, ma anche le amministrazioni comunali coinvolte in questa iniziativa ci tengono a valorizzare queste figure, non solo Caterina di Scialland, ma tutto quello che è stato la famiglia Scialland. Caterina è uno dei personaggi principali, ma ci sono anche tanti altri personaggi che vengono valorizzati sul territorio. Scialland-Saint-Victor sarà protagonista, come dicevo, il 5 di agosto. Ci sarà il Conte Verde, un duello a battaglia, una battaglia a cavallo che ormai è attesa e che caratterizzerà un po' la giornata, ma oltre al Conte Verde ci saranno sbandieratori, ci sarà uno spettacolo di fuoco, un duello medievale, quindi diverse iniziative che dal pomeriggio fino alla sera animeranno il territorio comunale. Per l'occasione è stato coniato anche un nuovo brand, perché? Sì, l'idea era un po' di lanciare anche oltre al Medioevo nella terra di Scialland proprio un brand che riconoscesse questi territori della famiglia, e quindi i comuni fondatori di questa manifestazione, Scialland-Saint-Victor, Verres e Isogne, insieme agli altri comuni, hanno deciso di creare il brand Terra degli Scialland, che potrà essere utilizzato per tante iniziative al di là del Medioevo che verranno realizzate sui territori dei comuni interessati. Per quanto riguarda il comune di Verres, abbiamo il vice sindaco che ci racconta un pochino la giornata del 2 di settembre, come si svolgerà a Verres. Sì, la giornata del Medioevo a Verres, il 2 settembre, inizierà nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 16, dove il nostro borgo sarà il palcoscenico di tutte le attività medievali del momento. E ci sarà la corsa delle botti, ci saranno i giochi medievali, ci saranno giocolieri, cartastorie, giullari, e tutta il nostro borgo diventerà, come dicevo appunto, il palcoscenico medievale per qualche ora. E nell'occasione della nostra giornata medievale, in collaborazione con l'assessorato regionale e la sovrintendenza ai beni culturali, il nostro castello, il nostro maniero potrà essere visitato anche in orario serale ad un ingresso ridotto.
Il programma della manifestazione si svilupperà nel seguente modo. Il primo appuntamento è a Fenis il 22 luglio, il 28 e 29 luglio a Issogne, il 5 agosto a Chaland-Saint-Victor, il 12 agosto a Châtillon, il 26 e 27 agosto a Bar, il 2 settembre a Verresse.